Eccoci in diretta dalla Mondadori Bookstore di Andria. Buonasera a tutti. Saluto Buonasera. saluto Buonasera. tutte le persone che sono collegate con noi oggi, nonostante sia domenica. Ma io sono felicissima stasera di avere ospiti due professionisti dal grandissimo spessore umano, che stimo molto. E imparerete a conoscerli stasera anche da altri punti di vista che oltre che quelli professionali. Sono in compagnia di Gianetto Regassani, Buonasera. presidente nazionale e fondatore dell'AMI, Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani per la tutela delle persone, dei minorenni e della famiglia. E sono in compagnia di una grande donna, Adriana Panitteri, giornalista del TG1, un punto di Ciao. riferimento nel mondo della comunicazione in Italia. E soprattutto autrice di un libro importantissimo, La forza delle donne, in cui racconta il mondo oscuro della violenza da cui oggi siamo attraversati. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, noi siamo qui stasera per presentare il libro, l'ultimo libro dell'avvocato Gassani, un libro che io ho divorato. Bellissimo. Faccio vedere, eccolo qua. La guerra dei Rossi, edito da Di Arcos, racconti di famiglie e di violenze prima e durante il Covid. Presenterà la dottoressa e giornalista Adriana Panitteri. Eccoci qua. Innanzitutto, come state? Dunque, io adesso sono entrata in Facebook e quindi ho un po' di ritardo audio. Mi sentite bene? Sì. Noi la sentiamo, la sentiamo. Allora, io insomma abbastanza bene, siamo un po' tutti affaticati, lo dicevamo nella pre-riunione. Che siamo tutti insomma un po' stanchi, un po' affaticati, ma contenti insomma di essere qui, vero Gianetto? Vero, vero, anch'io sono qui a Roma, sono tornato ieri da Milano, che è l'altra sede del mio studio, e sono molto contento di stare qui. Anche perché io ad Andrea ho sempre presentato tutti i miei libri, ho sempre trovato un'accoglienza straordinaria, un'ospitalità più unica che rara. Vincenzo D'Avanzo è un testimone di tutta quella zona perché ha portato tanta cultura, tanti dibattiti ad Andrea. Quindi ha fatto di una libreria un centro della cultura. Io devo dire Salutiamo che Vincenzo che si è collegato, stanno iniziando a collegare i nostri lo ospiti. saluto Bene. e lo ringrazio perché. Ogni volta che vengo ad Andria è come stare a casa mia. A parte tutti i regali, i doni, l'olio, le cene luculliane che organizza lui, ma poi quella semplicità dei grandi, perché Vincenzo è una persona che non ha bisogno di nessuno, se fa tutto questo lo fa proprio per l'amore della sua città, perché Andria è diventato un crocevia della cultura grazie a lui. E quindi c'è questo turismo editoriale che è molto importante per me. Allora, devo dire che io a Andria ci sono stata solo una volta di passaggio. Non so se sto parlando sopra Gianettore, però, perché c'è un po' di No, no, ritardo. no. No. Può andare. E quindi, insomma, mi ha fatto venire un grande desiderio, ovviamente, di Ma vedere tutte allora è scontato le che sarete i nostri ospiti? cose. So, quando Vincenzo? saremo in zona bianca, no, almeno. Quando sarà possibile? Quando sarà possibile, verremo tutti Andria. Io ci sono stata solo veramente di passaggio diversi anni fa per lavoro e niente, insomma, quindi devo dire che è una realtà quella di Andria. Cioè, conosco molto bene il resto della Puglia, soprattutto la parte del Salento, dove ho fatto diversi incontri, presentazioni, un po' meno questa parte. Quindi mi manca e spero di poterla poi vedere con Gianettore. Ecco, mi sono prenotata con Certo, Gianettore. certo. Anche io, anche io. E ovviamente mangerete la burrata appena scesi dall'aereo. Mangeremo tutto, non c'è bisogno di mai tutto, mangeremo. Allora, io Prego. sono felice perché questo lo dicevo anche prima nella diretta, è molto raro incontrare persone che hanno un background professionale come il vostro e che hanno però una cifra. Anzi, due cifre importanti umane, che sono l'umiltà e la capacità di ascolto, che sono due qualità che nei vostri settori, ma non solo in genere, stanno venendo un po' a mancare. E io volevo capire da voi, perché ovviamente di questo si parla anche in questo libro, che abbraccia tantissimi argomenti,
dalla violenza intrafamiliare, ma anche all'indifferenza, che ormai è un male comune. Volevo sapere da voi, chiedo all'avvocato Gassani, da cosa dipende questa indifferenza, questo fatto che adesso c'è una centralità dell'individuo, anche quando non ci sono argomenti da portare avanti. Ma è un problema generale che ovviamente si riflette anche nei rapporti familiari. Purtroppo non esistono dei compartimenti stagni, tutto è molto intrecciato, per cui la violenza che noi avvertiamo nella società inevitabilmente avviene in famiglia. Questo è un fenomeno che ho descritto in tutti i miei saggi, perché c'è un filo conduttore nei miei quattro saggi che è proprio la crisi di coppia, soprattutto quella ingestibile, quella che sfocia in atti odiosi. Che spesso la famiglia si trasforma in un teatro di fatti gravissimi, non è più il centro dell'amore, della protezione, ma a volte diventa un inferno. E devo dire che io ho creato un ibrido letterario, che è il saggio romanzato, cioè i miei libri non sono proprio dei saggi che spiegano tecnicamente il diritto, le statistiche giudiziarie, no, io parlo dei fatti che avvengono nel mio confessionale, nella mia solitudine di avvocato, per cui sono dei veri e propri piccoli racconti, dei piccoli romanzi con dei dialoghi, botte, risposta, finali, considerazioni, quindi non so se chiamarlo un saggio, è un qualcosa, diciamo sono delle novelle, una sorta di narrativa forense, cosa che secondo me non aveva precedenti, perché gli altri avvocati hanno scritto dei saggi meravigliosi, ma erano delle descrizioni tecniche del fenomeno, quindi quanti tribunali ci sono, che cosa fa un tribunale anziché un altro, quali sono le sentenze della Cassazione, cosa avviene all'estero, e quello è un saggio. Quando tu prendi i racconti delle persone, ovviamente sotto mentite spoglie, con nomi di fantasia nella maggior parte dei casi, e li trasferisci agli altri, parlare di un saggio è riduttivo, secondo me. Certo, io volevo chiedere alla dottoressa Panitieri, che lei ha curato la postfazione del libro, ecco, dell'avvocato Gassani, ma lei è autrice anche di un libro importantissimo che si intitola La forza delle donne. Nella postfazione lei racconta un po' il suo incontro con la violenza, col mondo della violenza. Questa è una cosa secondo me molto interessante, perché voi fate due lavori molto complessi, cioè, passatemi il termine, vi sbattono in faccia delle cose che noi invece decidiamo anche volutamente di non vedere. Invece voi per lavoro scegliete di guardarle in faccia. Allora io volevo chiedere alla dottoressa Panitieri, perché la postfazione mi ha colpito moltissimo, se ci vuole raccontare questo episodio che poi l'ha portata a indagare nel mondo oscuro della violenza. Ma io intanto devo ringraziare Gian Ettore perché veramente mi ha dato questa opportunità. Lui addirittura mi ha chiesto di scrivere un capitolo, insomma, di ampliare questa postfazione. E quindi io veramente gli sono grata perché lui mi ha chiesto proprio di raccontare le mie esperienze personali. E le mie esperienze personali sono le esperienze di una cronista, cioè all'inizio, come racconto nella postfazione, di una giovane cronista che si affaccia al mondo appunto dei fattacci, no? E che alcune volte non li sa nemmeno raccontare perché non li sa nemmeno comprendere. E io devo dire che questo non è facilissimo, perché all'inizio noi giovani, quando ero giovane, insomma, noi giovani cronisti venivamo buttati su questi fatti di cronaca. Mi ricordo appunto, per esempio, la vicenda della pedofilia nella scuola di Torre Annunziata diversi anni fa, che fu uno dei grandi fatti di cronaca di cui mi sono occupata. E quindi si arrivava lì anche un po' a digiuni di questa capacità di analizzare quello che accade nella vita delle persone, soprattutto di scendere un po' in profondità. E io ho vissuto molto questo desiderio di andare in profondità, e quindi diciamo che nella postfazione c'è un po' tutto il mio percorso personale, cioè la mia ricerca personale, la mia indagine sulla mente delle persone, la mia collaborazione con l'associazione di psichiatri Network con la quale ho fatto in questi anni diciamo un grande lavoro sia personale che di ricerca, e c'è questo desiderio di non rimanere, se possibile, diciamo, al fatto sanguinolento in sé. Allora, non è vero che non se ne parli, no, dei grandi fatti di cronaca e anche di quelli più piccoli. Alcune volte se ne parla anche troppo. Io, diciamo, mi permetto anche di essere un po' critica alcune volte su come alcuni salotti televisivi affrontano determinati argomenti, perché poi forse ne parliamo troppo, ma
non siamo poi in grado di fermarci un attimo e analizzare, ma che cosa è accaduto nella vita di quella persona? Perché questa cosa è accaduta? È ovvio che io non faccio né il giudice né l'avvocato, però mi devo fare delle domande che poi sono le domande che secondo me arrivano forse a dare anche spessore a un modo diverso di affrontare questo lavoro, che per Gian Ettore, lo dico con grande sincerità, è quella di andare anche davanti al supermercato a aspettare le persone con le quali deve parlare e non lo fanno tutti gli avvocati, no? E per me, magari, lo dico sinceramente, è quello di perdere un po' di tempo in più nel cercare di capire che cosa ha determinato quella vicenda e cosa è accaduto nella vita di quelle persone. Questo tipo di ricerca, in un modo o in un altro, credo che ci accomuni. Lì nella postfazione io parlo appunto di questo caso di pedofilia, di quel bambino, insomma, Silvestro, che purtroppo insomma, è stato uno dei grandi casi di cronaca finiti male, come purtroppo accade molto spesso per i bambini, perché non è che siano proprio, tra virgolette, passatemi il termine, una razza protetta i bambini in questo paese, cioè c'è tanta Certo. liturgia, diciamo, sul mondo dell'infanzia, quanto è bella l'infanzia, e poi Gianetto le sa benissimo che invece accade qualcosa di molto diverso. Quindi sono tutti fatti, quello, la pedofilia nella scuola, le madri assassine di cui mi sono poi occupata, e la violenza per quanto riguarda appunto i femminicidi, che costruiscono un percorso in cui io spero di poter dire qualcosa di diverso rispetto a quello che magari si dice di solito. Certo, io mi ricollego a un aspetto che ha raccontato lei prima dell'avvocato Gassani, che a me ha colpito tantissimo, perché c'è anche un pregiudizio sugli avvocati, non c'è anche, c'è un pregiudizio sugli avvocati, cioè che vengono considerate persone fredde, anaffettive, insomma, ho raccolto solo alcune informazioni. Sì, In sì. realtà sono persone. Quando uno fa bene il suo lavoro, come l'avvocato Gassani, in realtà non ci dorme neanche la notte, a volte mangia un panino velocemente, non torna a casa. E una cosa che mi ha colpito, e vorrei che ce lo raccontasse lei, avvocato Gassani, è questo episodio avvenuto proprio durante il Covid, di questa donna che in realtà stava subendo delle violenze molto forti da suo marito e lei decide di incontrarla, ovviamente non nel suo studio. Sì, tornando al discorso della postfazione di Adriana, penso che quello sia stato il più bel regalo che potesse farmi. Perché quando una Grazie. cronista giudiziaria, una cronista del TG1, parliamo del top delle testate nazionali e del mondo, mi fa un regalo del genere, io le sarò grato tutta la vita, perché lei ha tanto Già detto lavoro, tante grazie. cose da fare, insomma, è una donna impegnata H24. Voglio anche ricordare Maurizio De Giovanni, che ha fatto la prefazione insieme a Valerio De Giovi, che ha fatto anche lui la prefazione. Li saluto, che sicuramente Certo, ci ci stanno seguendo mancano e ci e mancano salutiamo tantissimo. Valerio e E Maurizio. tornando al discorso di prima, io penso che la classe forense è come tutte le categorie, composta da uomini e da donne, con tutti i pregi e i difetti, ma credo che sia fondamentalmente una professione particolarmente importante dal punto di vista sociale, per cui se c'è qualche pecora nera, qualche azzeccagarbugli, su questo non c'è dubbio, ma credo che la maggior parte siano tutte persone che veramente a volte danno un contributo anche gratuito di idee, di impegno. E anche noi abbiamo fatto la nostra parte durante la pandemia, l'ho scritto nel libro e continuo a dirlo, perché i tribunali sono stati chiusi, ma noi abbiamo continuato a lavorare. L'episodio di quella signora, beh, è stato un episodio che mi ha particolarmente colpito, ma è stato uno dei tanti che hanno attraversato la mia vita professionale. Il classico messaggio in tarda notte di una donna che mi chiede aiuto, che è stata barbaramente picchiata a sangue dal marito insieme ai figli. Io in quel momento stavamo in lockdown, quindi tutti chiusi in casa, non avevo mai potuto contattare la signora perché era certo che ci fosse il marito vicino, e ho dato l'appuntamento nei giorni successivi davanti al supermercato. In quell'occasione mi ha raccontato tutto. Ci siamo incontrati, mi aveva detto come sarebbe venuta vestita, l'ho riconosciuta in fila con le mascherine, mi sono sentito un avvocato strano, non più nel mio studio, ma in mezzo alla strada, ma sapevo che davanti a situazioni eccezionali bisogna fare un lavoro eccezionale, uscire da casa e accogliere le persone. Voglio dire, tra l'altro la signora ha avuto anche molto coraggio, è stata molto precisa e minuziosa nel raccontarmi i fatti, anche a documentarli, e la signora è già salva. Che il marito è stato allontanato da casa, c'è stata già la prima udienza della separazione, sarà rinviato a giudizio e si è salvata.
da un uomo insopportabile, di una violenza straordinaria, che poi racconto che mi ha fatto la signora, mi ha lasciato veramente senza parole, perché la violenza all'interno delle famiglie è molto più diffusa di quanto si possa pensare, perché noi poi spesso parliamo soltanto dei casi che finiscono con il femminicidio, ma ci sono tante violenze che ci scivolano dalle mani, che non sono denunciate, che magari non sono refertabili in un pronto soccorso, sono violenze psicologiche, quelle economiche, il marito che toglie la carta di credito alla moglie dopo un litigio, o anche quelle sessuali, perché fino a 30 anni fa un uomo che voleva congiungersi carnalmente con la moglie lo poteva fare anche senza il suo consenso. Da qualche anno si è capito che poi esiste una violenza sessuale anche all'interno della coppia sposata. E ce ne sono tanti di episodi di questo tipo. O chiedere prestazioni non volute dalla donna. E io ho dedicato parte della mia vita a questo tema. L'ho fatto con la mia associazione, sui 12 congressi, ben la metà li ho dedicati a questo tema. Ho scritto libri per tutti, tutti i miei libri sono basati su questo. Anche quando ho scritto il codice rosso, cioè non è che ho redatto la legge, ma ho scritto con Valerio De Gioia per la Tribuna, ho fatto il codice rosso. Cioè, ho cercato di riscattare la categoria degli uomini attraverso il mio impegno sociale. Perché io credo che ci siano uomini e uomini, e ho apprezzato molto quegli uomini di Biella che si sono messi in fila, hanno fatto quella marcia a tutela delle donne, dovremmo farlo tutti, perché la violenza contro le donne non può essere derubricata a una violenza di una battaglia al femminile, è una battaglia di tutti noi. E che facciamo noi uomini? Stiamo a guardare? Le nostre sorelle, le nostre figlie vengono massacrate, noi che facciamo? Leggiamo il giornale? Dobbiamo scendere in piazza al loro fianco se vogliamo dimostrare veramente la solidarietà e una netta condanna senza se e senza ma contro queste violenze. Lo faremo, io come AMI mi prendo questo impegno quando ci faranno uscire. Sicuramente la prima cosa che farò sarà una manifestazione assolutamente simbolica. Tutti gli avvocati in toga a marciare contro questo fenomeno che è diventata la prima vera emergenza nazionale da 30 anni a questa parte, ormai da quando se ne parla, da quando abbiamo preso coscienza del problema. La violenza in famiglia è la prima tragedia nazionale, ma proprio si parla di tragedia e il lockdown indubbiamente ha esacerbato tutto questo, ma questo è un problema di cui dobbiamo vergognarci, questo è un paese che purtroppo da questo punto di vista non è riuscito a fronteggiare questo problema, perché abbiamo varato il codice rosso, lo scrivo nel libro, a costo zero, non è stato spostato un euro a favore dei centri antiviolenza, per cui alla fine della fiera se non finanzi il controllo del territorio con i servizi sociali potenziati, con un maggiore numero di magistrati, con la specializzazione di addetti ai lavori, il problema è quindi questa mattanza infinita, non riusciremo a fermarla. Certo, io volevo chiedere una cosa alla dottoressa Panetteri, perché questo è un argomento vastissimo. Finalmente se ne parla. Io vorrei che ci fosse un appuntamento periodico, in cui voi foste consulenti proprio delle persone, perché noi abbiamo bisogno di sapere di più, di questo argomento. Volevo chiedere una cosa alla dottoressa Panitteri, perché? Perché c'è una parte bellissima del libro che io vi faccio vedere, in cui l'avvocato Gassani racconta i suoi meeting con le sue colleghe, perché voi siete una squadra. Questa è un'altra cosa di cui voglio parlare, del lavoro di squadra di cui non si parla mai. E lei, avvocato Gassani, dice: le donne sono fondamentali nel mio studio proprio per una scelta, e parleremo anche di questo. Certo. Volevo chiedere alla dottoressa Panitteri una cosa. Lei fa un lavoro importante, ma un lavoro anche che immagino non sia stato facile, cioè dalla laurea fino a entrare in questo mondo. Io volevo chiederle in tutta sincerità: ci sono stati dei pregiudizi nei suoi confronti? Lei ha dovuto faticare il triplo nonostante la sua bravura, per in qualche modo avere una voce nel Sapere di più. capitolo? Ma io non ho problemi a dirlo, l'ho raccontato talvolta anche nei miei libri. Sì, certo che ho faticato molto e Gian Ettore lo sa, continuo ancora a faticare, nel senso che non si è mai arrivati per sempre, anzi, e questo lo devo dire non solo perché il mondo del giornalismo è un mondo estremamente complicato, sia per gli uomini che per le donne, diciamo la verità, soprattutto quando in ballo c'è anche la visibilità, perché non nascondiamoci che la televisione ha questo fascino anche perverso, diciamo così, della visibilità, per cui mette in gioco e scatena anche dei sentimenti e talvolta delle emozioni difficili da gestire. Ma poi come donna io mi sono resa conto che
siamo arrivati a un punto in cui molte donne hanno raggiunto magari una grande visibilità. Noi siamo pieni, per esempio, nei telegiornali di donne conduttrici di telegiornali, ma non abbiamo altrettante figure professionali nei ruoli quelli, diciamo, più decisivi, cioè ce li dobbiamo ancora conquistare. Quindi ci troviamo talvolta in una situazione paradossale, cioè da un lato di grande visibilità, talvolta di scarso potere decisionale e in altri casi anche di, lo devo dire, c'è cioè anche di sottile ironia da parte degli uomini, ironia che attraversa il nostro modo di essere, e cioè se sei bella, se sei brutta, se sei giovane, se sei vecchia, cioè c'è una continua attenzione su queste modalità dell'essere. E che molto spesso prescindono dalla capacità, cioè ancora noi donne siamo accerchiate da questi stereotipi e da questi pregiudizi. E non capita raramente di sentirsi dire, io lo dico senza grandi problemi, ma insomma tu ormai c'hai un'età, no? Ormai c'hai No, un'età. non mi sembra. No, però guardate, non lo dico per sentirci, cioè, lo dico in grande sincerità, visto insomma, che abbiamo bisogno di uscire un po' dai binari di una conversazione, diciamo, Certo. tradizionale, insomma, lo dico, cioè, cosa che non viene mai detta agli uomini, cioè, qui c'è ancora una divaricazione su come viene guardata la figura femminile e su come viene guardata la figura maschile. Divaricazione di cui forse poi siamo vittime anche noi, perché appunto poi entriamo in quel meccanismo. Guardate, insomma, faccio una battuta: pensate a tutta la vicenda che ha riguardato la Giovanna Botteri, no? Cioè, c'hai i capelli così, c'hai i Sì. capelli così, cioè, che poi alla fine, insomma, lei ne è uscita benissimo con l'ironia e l'intelligenza di una grande donna, e forse anche le ha anche, tra virgolette, giovato questa. Però diciamo che per una persona che magari è un po' più fragile. Questo, diciamo, standardizzare il giudizio su com'è, su come appare, è ancora una modalità che viene utilizzata per mettere in difficoltà le donne, perché qui abbiamo un punto fragile, diciamocelo chiaramente. Noi donne stesse abbiamo un punto fragile e quindi su questo forse ci dobbiamo lavorare. Da questo punto di vista, quindi, posso concludere dicendo: non è stato facile, non è facile. Non sarà facile, così insomma, ho chiuso un po' il cerchio. Certo. Avvocato Gassani, io voglio che lei mi racconti di questo lavoro di squadra. Io sono innamorata del capitolo che lei ha dedicato al lavoro di squadra, perché questo è un insegnamento, cioè da soli non si va da nessuna parte. Da soli non si va da nessuna parte. Io, se non avessi avuto migliaia di colleghi che mi seguono, non avrei un colosso come l'AMI, che è un'associazione radicata in tutta Italia, dappertutto, da Bolzano a Trapani. Questo perché il mio studio è donna, è composto da donne. E poi c'è un solo collega, Claudio, che saluto, Claudio Sansoma, sono tutte donne, sia a Milano che a Roma, e sono il motore della mia vita, del mio lavoro, per la loro sensibilità, perché la materia che tratto è una materia in cui la sensibilità femminile è il segreto per capire certi meccanismi, per capire la verità, per capire qual è la strategia migliore. Io prima avevo solo uomini fino a 15 anni fa, poi ho cambiato, ho capito che bisognava cambiare mentalità e bisognava mettere alla prova le donne. Quando ho capito che sono più brave di noi, sono tutte donne, due segretarie, cinque avvocati donne, altri due a Milano. Quindi uno studio al femminile, quindi semmai nel mio studio possono rivendicare le quote azzurre, per dire adesso purtroppo dall'altra È vero, parte. sono andata in studio dall'avvocato Gassani, è vero, c'è Sì, una doppia solo donna. Io sto. Comandano le donne, Ma secondo me no, non sono tutte mica scemo, io voglio le donne con me, mica gli uomini. E poi voglio dire, loro hanno un senso di appartenenza, un senso di squadra. E ecco perché ho dedicato quel capitolo, ho detto il gioco di squadra. Perché il mio è un grande studio, è composto da tante persone, ha tante anime, abbiamo anche altri professionisti. Io saluto Fabio Fagiolari, un medico legale che lavora nel mio studio. Perché, per esempio, in tema di violenze o di abusi, ho bisogno del medico legale per capire se c'è stata una violenza o non c'è stata. Io, come giurista, non ho gli strumenti. E abbiamo uno studio quindi molto articolato, un po' all'americana, un po' lontano dallo studio classico, l'avvocato e la segretaria. Perché? Perché ho preferito suddividere i miei guadagni tra tanti colleghi, ma avere un prodotto di qualità e soprattutto avere le donne al mio fianco.
chiaramente anche all'interno dell'avvocatura però c'è questo problema di cui parlava Adriana. Le donne guadagnano molto di meno degli uomini, questo è uscito su Sole 24 Ore qualche mese fa, addirittura quasi la metà, sono discriminate molte volte, per esempio vai nelle cancellerie e la chiamano signora o signorina, non, come se non volessero Esatto. riconoscere che c'è un avvocato. Con la Esatto. maiuscola, con la maiuscola. E È così vero. molte volte sono prese in giro per l'età, per l'abbigliamento o per l'eccessiva avvenenza. Cioè, voglio dire, c'è sempre un motivo per trovare da dire. Per fortuna molte donne oggi hanno l'ironia, come la Botteri, che è il sintomo dell'intelligenza. Quindi sanno rispondere con l'ironia a certe cadute di stile. Molte donne oggi hanno degli studi importanti, lavorano autonomamente e devo dire che soprattutto a Milano la mia concorrenza più vivace, quella che mi stimola di più, è fatta di donne, quindi non è soltanto appannaggio degli uomini e quindi sta cambiando molto. Io ho una figlia per la quale io vivo e sto cercando di spianare il terreno sociale anche della sua mentalità affinché lei possa entrare nel mondo del lavoro senza avere più problemi che può avere Adriana o che ho avuto la Botteri o che ho avuto tante grandi donne che hanno fatto la storia di questo paese. Spero che fra 10 anni, 15 anni non si debba più parlare di quote rosa, quote azzurre, ma si parli di È vero. persone e di qualità della professionista o del professionista. Certo, io Certo. voglio salutare un secondo tutti i nostri amici, sono tantissimi collegati, vi salutano, vi dicono Ciao, grazie. bravissimi, vi vogliono molto bene, questa cosa mi Ma piace. forse sono amici, sono messi d'accordo prima. Bene, amici degli amici? Ecco siamo qua, raccomandati. buonasera, complimenti al rispetto che portate alle donne, ma ci sono anche tanti signori che salutiamo. Ci sono Bene. uomini e uomini, parleremo anche di uomini adesso, tra un attimo, Certo. perché poverini, se no si sentono esclusi. Infatti io voglio dire una cosa, in uno dei meeting che lei racconta nel libro c'è una collega, che fa una interessante notazione, ed è una notazione che sia lei, dottoressa Panitteri, che lei, avvocato Gassani, avete in comune, cioè c'è un bigottismo radicato in Italia e c'è una divisione netta tra uomini e donne. Non si parla di esseri umani, ma si parla proprio di generi. C'è una parte in cui durante il meeting emerge invece una riflessione sui padri, sugli uomini, e cioè anche l'eccessivo femminismo, l'eccessiva presa di posizione di appartenenza a un genere può recare dei danni gravissimi al nostro modo di vedere le cose. Voi che siete dei professionisti nel modo di guardare le cose, ce ne parlate. Allora, questa notazione mi interessa perché, per esempio, in uno dei casi che lei ha affrontato, c'è la storia di un uomo tradito dalla moglie, perennemente sui social, questa è un'altra cosa ormai che ci sta invadendo, che però è un ottimo padre. Mentre la moglie in realtà non vede l'ora di sbarazzarsi sia di lui che dei figli. E questa è una storia anche molto forte. Vorrei che ce ne parlassi un pochino di questo fatto. Ma la questione di molti padri separati è un altro dramma sociale, di cui si parla poco per una sorta di omertà che non capisco, perché insomma noi dobbiamo condannare la violenza, ma dobbiamo condannare ogni forma di violenza. Per cui ci sono donne vittime, talvolta ci sono donne carnefici. Ovviamente non facciamo paragoni tra quello che combinano gli uomini e gli ostacoli che alcune donne frappongono al diritto di visita e frequentazione del padre e dei figli. Anche questo è un problema da risolvere. Infatti è stata una collega donna, onesta e al di sopra delle parti, che ha sollevato questa questione. Io quando difendo un uomo mi faccio il segno della croce, perché so che perderà tutto. E neanche questo socialmente può essere più accettabile nel 2021. Se parliamo di parità, di opportunità e di peso specifico dell'anima della persona e non più dei genitali che accompagna la sua vita, il suo basso ventre, è chiaro che dobbiamo fare un ragionamento. Ci sono tanti padri e ci sono tanti papà. I padri sono soltanto coloro i quali generano figli, ci sono tanti papà. Ieri, per esempio, alla festa del papà, con molta curiosità, ho verificato su Facebook tutti i messaggi per i padri. Erano quasi tutte donne a ricordare i papà. Pochissimi uomini e quasi tutte donne.
con delle parole d'amore infinite verso questi padri che magari non ci sono più, perché poi alla fine, vedete, è l'amore che ti crea la genitorialità, poi che tu sia un genitore gay, sia un genitore uomo, donna, o sia anche un genitore adottivo. A volte si è padri non perché hai generato, perché hai cresciuto un figlio anche di un altro. Così come tante mamme di cuore che crescono i figli, delle mamme di pancia che le hanno abbandonati. Insomma, io credo che la genitorialità non è solo un fatto biologico, un fatto di sesso. È chi si prende cura di un bambino. Quello è un genitore, chiunque esso sia. Certo, infatti, dottoressa Panitteri, lei proprio nella postfazione ha parlato di questo, ma in particolare lei si è occupata anche di tanti casi di donne che avevano un'anaffettività di fondo. Perché? Perché in realtà la violenza non è né uomo né donna né adolescente, cioè la violenza ha un solo nome alla fine. E io una cosa mi sono sempre chiesta, vorrei che me ne parlasse lei. C'è stato un caso che l'ha colpita talmente tanto che lei ha avuto anche difficoltà a raccontarlo. Ma tanti Sono mi hanno migliaia. colpito, sono migliaia, perché io, insomma, forse insomma, nella mia piccola bio c'è scritto: io mi sono occupata molto di malattia mentale, sono stata all'interno degli ospedali psichiatrici giudiziari, ho anche raccontato i casi delle madri che uccidono i loro figli. Insomma, diciamo che mi sono abbastanza calata in tutti i meandri della psiche umana e quindi diciamo che veramente è difficile raccontare alcuni casi, è difficile raccontare insomma il caso che più credo ci colpisce, cioè quello per esempio di una madre che uccide il proprio figlio, perché cioè, bisogna arrivare a capire in gran parte dei casi che di malattia psichiatrica si tratta e che questa malattia molto spesso ha i contorni proprio dell'anaffettività. E questa anaffettività, io lo sottolineo, attraversa i rapporti umani. E quindi dice bene l'avvocato Gassani quando dice: vorrei arrivare un giorno a non parlare, no, di donne e di uomini. Cioè, è pur vero che la violenza, il femminicidio hanno delle caratteristiche estremamente particolari, fanno parte purtroppo della storia dell'umanità e sono un dato culturale che è diventato un retaggio che si trasmette di generazione in generazione, per cui sappiamo che sono soprattutto gli uomini che uccidono le donne, su questo non abbiamo dubbi. Non c'è Dopodiché, dubbio. però, c'è una grande violenza anche di carattere psicologico che alcune volte diventa anaffettività che può attraversare i rapporti umani. E quindi dice sempre bene l'avvocato Gassani, cioè non è tanto importante chi ti ha fatto da padre o chi ti ha fatto da madre, è importante chi si è occupato di te in maniera affettiva, calda, cioè non solo cambiando il pannolino e dando da mangiare, ma trasmettendo qualcosa che è tangibile, sensibile, che ha un profumo, che ha un tatto. E che significa affetto? Quando questi affetti vengono meno, purtroppo accadono negli esseri umani e nelle famiglie queste terribili tragedie, che sono tragedie di madri che uccidono i figli, di figli che uccidono i genitori, cioè siamo ovviamente alle cose più estreme, che però hanno questa radice. E quindi poi noi che facciamo, diciamo, cronaca, alcune volte raccontiamo questi fatti così solo nella loro parte appunto sanguinolenta, no? Nella loro parte più anche più squallida, e non riusciamo a renderci conto di quello che è veramente accaduto nella vita delle persone. Non passi questo come un discorso di giustificazione. Io dico soltanto che ha ragione l'avvocato Gassani, cioè che alcune volte le persone che investono nei rapporti umani possono fare del male in quei rapporti umani, perché i rapporti umani sono quelli più complicati, cioè noi non siamo animali che ci accontentiamo, no, di gestire il cibo e i bisogni materiali, siamo persone che hanno delle necessità più profonde. Laddove queste necessità più profonde non vengono soddisfatte, possono accadere questi drammi. Allora comunque è difficile raccontarli, fa male. Io lo descrivo in uno dei miei libri, dico, uscendo da quell'ospedale psichiatrico, no, dove c'erano tante brutture, tanti casi umani, sono uscita sentendo un grande freddo, cioè senti un grande freddo perché ti fa paura e non sai come raccontarlo e come reagire. Certo, io mi ricollego a quello che sta raccontando, che ha raccontato lei sull'anaffettività e lo riconduco a un discorso
diciamo, interfamiliare. C'è un argomento che tratta l'avvocato Gassani nel libro e mi ha colpito molto ed è la freddezza nei rapporti di coppia, cioè lei, per esempio, affronta a un certo punto il tema dell'infedeltà. Noi italiani siamo un po' bigottoni, cioè siamo traditori, ma giudici dei traditori. Questo è un grande Vero. classico. Io vi consiglio di leggere, ci sono delle parti esilaranti. Io ero veramente piegata in due dalle risate, voglio dirlo, perché sono Nella fantastiche. tragicità, diciamo, Anche cioè perché faccio la proprio. distinzione tra traditore e la traditrice, insomma, No, dopo io se volete questo lo l'ho consigliato spiego. a tutte le mie amiche, così non mi chiedono più consigli. E c'è una parte che, in cui lei dice proprio: non ci stupiamo però se certi tradimenti accadono nella nostra vita. Lei racconta il caso di un signore che cita sua moglie in giudizio perché la moglie, diciamo, ha avuto una relazione extraconiugale. Quindi lì noi saremmo portati istintivamente a dire: lei va lapidata nella pubblica piazza. In realtà c'è molto altro. E mi è piaciuto molto perché il racconto che lei fa di questa storia fa capire come il problema non è il tradimento in sé, a volte, ma è il clima di totale tristezza e freddezza che si respira tra due persone, che a un certo punto diventano due estranee. Volevo che ci Sì, raccontasse brevemente questa storia che a me ha molto colpito. è il manuale del perfetto fedifrago che ho inserito all'interno del libro, dove ho Salutiamo spiegato un tutti i po' fedifraghi all'ascolto. Beh, in Ciao a Italia. tutti. Anche fedifraghi però, perché Eh vabbè, di tutto, certo, di che ne tutto. sono No, beh, aumentati. certo, anche perché dove c'è un uomo che tradisce, evidentemente c'è una Cioè, è donna che chiaro, anche tradisce. una donna. È una legge dei grandi numeri, insomma, c'è poco da Certo. fare. Ma io ho umanizzato il tradimento, già nel libro vi dichiaro divorziati, cioè io ho trovato tante storie d'amore anche nei tradimenti. Cioè non è sempre uno sfogo sessuale dell'uomo o della donna, a volte sono dei grandi amori, ti innamori di una donna sposata. L'amore è più forte di tutto. L'amore è l'unica forza che non puoi contenere. Se ti innamori di una donna che è di un altro, farai di tutto per averla, poi magari non l'avrai, però... può darsi che invece possa sbocciare l'amore che non avevi trovato prima. Io ho visto in tanti processi tanti uomini messi alla gogna, tante donne messe alla gogna da investigatori privati che avevano trovato le prove, e magari questi amori sono ancora vivi e gli scaffali che contengono questi fascicoli ormai sono polverosi, non hanno più senso. Le condanne all'addebito, i risarcimenti danni, ma l'amore è troppo grande. Quindi io non giudico più. Io ho Però smesso di giudicare. c'è una parte che lei dedica a queste foto di bicipiti, di seni, insomma, Beh, con quello una frase è... poetica. Oggi è la giornata della poesia, quindi salutiamo anche chi fa queste foto un po' osè con la frase poetica sopra. Beh, quello è un'altra cosa di cui parlo nel libro, che in effetti questo vale anche per gli uomini, attenzione, perché anche l'uomo che si mette con i bicipiti o con a 50 anni, alla nostra età, con il costumino attillato per far vedere la sua Esatto. virilità, non è che sia meglio, perché bisogna, la par condicio ci vuole. Certo è Diciamo. che, cioè, però uomini e donne che espongono la loro mercanzia superata una certa età, mi fanno anche sorridere, però sono le frasi di Montale. E dei grandi poeti che non ci azzeccano molto con la foto con i seni prosperosi che debordano dal costumino o i bicipiti del bullo di turno. Cerchiamo, i poeti vanno rispettati. Per cui, quando ti metti col perizoma sul pattino e in bella mostra c'è cioè un fondoschiena, forse una poetessa o un poeta andrebbero risparmiati. Questo lo dico nel Certo. libro con un sorriso, ovviamente, perché ripeto, io. Da quando faccio l'avvocato e soprattutto da quando io sono entrato veramente nelle vicende di tante famiglie, ho smesso di fare il bigotto e a giudicare. Io valuto le cose, io devo risolvere un problema. E quando vedo certi colleghi che nei loro atti scrivono delle scomuniche morali, io prendo le distanze a quel modo di fare gli avvocati. Tu devi parlare in termini di legge, non siamo noi i moralisti, anche perché tutto ciò che oggi può sembrare immorale, domani magari sarà la normalità. È inutile quindi fare i censori. Volevo dire una cosa, riallacciandomi, giusto 10 secondi. A quello che diceva prima sulla Botteri, mi è venuta in mente Adriana. Ecco, gli uomini sono molto più furbi delle donne. E vi spiego perché.
Se io ho la panza, c'ho un po' di pancetta, diranno le donne: ah, uomo de panza, uomo de sostanza, io ci tengo. Prova a dire una cosa del genere a una donna con la panza, succede alla fine No. del mondo. Io se ho i capelli grigi, adesso per fortuna ancora non me li tingo, ma dovesse avere magari i capelli sale e pepe. Ah, che meraviglia quell'uomo sale e pepe, quell'uomo mi Sì. attizza. La donna sale e pepe è distrutta, deve andare da un parrucchiere e vedere come fare. Allora voglio dire, c'è proprio un'ingiustizia perché sui nostri difetti noi abbiamo Vero. costruito la nostra fortuna. Loro hanno costruito la fortuna degli estetisti e dei parrucchieri, questo è il discorso. Esatto, Ecco già detto l'ingiustizia. così. Questa è una grande ingiustizia perché l'uomo che appunto sale e pepe è affascinante, interessante, cioè sono degli stereotipi. Insomma, Assolutamente noi sì. l'abbiamo visto durante il periodo del lockdown vero con le tinte, eravamo disperati, insomma, abbiamo visto degli obbrobri. Tra l'altro noi abbiamo avuto un periodo, insomma, era in cui non avevamo né truccatori né parrucchieri, quindi è stata una vetrina terribile, insomma, per tutte noi. Ha ragione Gianettore. No, Però però io sono... il mio modello è il presidente Macron. Ah sì, vabbè. E lui è un Perché? modello per me. Per il suo look? No, no, per Però... aver scelto come compagna la sua Ah, la professoressa di signora. Ah, lettere. certo, Sì, con sì. tutte però gli insulti che si è preso, le battute, cioè, però quello fa parte dell'ironia, diciamo che va anche bene essere un po' ironici. Però io, a proposito di ironia, Gianettore, visto che insomma, usciamo un po' dai ranghi, io diciamo che qualche volta un po' di moralismo invece mi viene quando vedo appunto quelle cose che dicevi tu, cioè gli uomini sul pattino con il muscoletto, Mamma le mia. donne in posa col sedere per aria. E poi, cioè, anche perché questo, ecco, forse mi riallaccio all'inizio del nostro incontro, quando si parlava di individualismo, no? Mi pare che Daniela abbia usato questa espressione, cioè, è come se noi avessimo questo grande bisogno di emergere in una grande massa e non ci rendiamo conto alcune volte che emergiamo in modo davvero curioso. Cioè, io ho visto signore e signori di una certa età, di un certo ruolo, esibire su Facebook, su Instagram, delle cose che francamente mi hanno imbarazzato. Un po' di moralismo io ce l'ho, ecco, sono No, sincera, io un capisco, pochino. Fai ma io ce bene a l'ho, dire io che anche io, un po' sottile, infatti sono molto ironico. appunto, Sì, ma io ho quindi. scritto anche una parte in cui dico questi uomini di 65 anni, 70 anni che si accompagnano a ragazzine di 20 che diventano le loro badanti. Io, per carità, l'amore non ha età, però quando c'è una differenza di 40-50 anni qualche sospetto mi viene naturale. Devo dire che ultimamente le donne, diciamo così, le MILF, le mature, insomma chiamatele come volete voi, in inglese, in italiano, sono molto apprezzate dai giovani. Quindi non è soltanto adesso il fascio dell'uomo maturo che conquista le ragazze giovani che è sempre esistito da 2000 anni. Adesso anche le donne si sono prese una bella rivincita. Io, per esempio, ho due amici, una coppia meravigliosa, e lui ha 15 anni meno di lei e sono affiatatissimi e innamoratissimi, quindi insomma, le cose stanno cambiando per fortuna, Insomma, i insomma, canoni si per spezzano, fortuna stanno diciamo. cambiando. Volevo Però un po' di leggere un commento umorismo. di tra un nostro amico che è anche un bravissimo avvocato, Davide Falcetta, che scrive: La violenza, soprattutto nelle separazioni, per mia esperienza non ha genere, va a ledere quasi sempre i figli. Ottimi gli interventi, soprattutto del mio illustre collega. Saluto il collega con grande affetto, forse siamo visti ad Ande in qualche manifestazione. Sì, ha Sicuramente, ragione, molte volte i figli sì. sono un bottino di guerra e i figli È pagano il vero. prezzo più alto, non hanno un avvocato, non hanno voce molte volte, anche perché l'ascolto il minore è qualcosa di molto ipotetico, soprattutto in alcuni tribunali. Ed ecco perché dico lasciamo stare i figli. Si litighi nella coppia per quello che si può litigare, ma sempre con rispetto, sempre avendo dei limiti, ma i figli non sono in proprietà di nessuno. Non sono proprietà né dei padri né delle madri, sono persone. Io ricordo il mio grande maestro di diritto, il professore Alfredo Carlo Moro, da cui ho imparato a fare questo mestiere. Era un magistrato, ma io con lui ho imparato, ho fatto i corsi, è il fratello di Aldo Moro. Io ho conosciuto la famiglia Moro e mi vanto di essere amico della famiglia Moro. E beh, lui mi spiegava sempre una cosa 30 anni fa. Ricordati che il diritto di famiglia italiano cambierà e potrà fare il salto di qualità quando considereremo i figli non più come un bottino di guerra, ma come persone. Nessuno dovrà approfittare di loro o usarli come merce di scambio o terreno di vendetta. Fino a quando succederà questo fenomeno nel nostro paese, non usciremo fuori. Saremo sempre il medioevo del diritto di famiglia. Certo.
Comunque, per ritornare agli argomenti più ameni, Marina Paoletti scrive: umanizzare il tradimento. Qui secondo me succederà il 48 No, oggi. no, io non sto, no, non voglio sdoganare il tradimento, però voglio dire che ci sono dei tradimenti e tradimenti. Cioè, allora, il tradimento molte volte può essere un fatto sessuale, e su questo non c'è dubbio, sia per lui che per lei, soprattutto in quelle coppie dove magari si vive da fratello e sorella da anni. Però a volte sono dei tradimenti che ti prendono il cuore, ti prendono i Certo. sentimenti, non c'è sempre il sesso, insomma, non siamo fatti solo per quello. Ti prende la testa, una donna che ha un cervello, così come un uomo, ti cattura. Ti irretisce, cioè ti mette veramente in difficoltà. Una bella donna dopo un'ora è finita lì, se non c'ha È altro. vero. Ti prende magari in quel momento sessualmente, il tuo testosterone va a mille, però finita quella esperienza sessuale, poi non vedi l'ora di tornare a casa. Ma una donna intelligente, così come un uomo intelligente, quella ti cattura, quella fa saltare tutti i tuoi equilibri. Adesso si fa interessante l'argomento, vedo che È così. secondo me stasera molti confesseranno il Sto tradimento e diranno che scherzando. lei lo giustifica. No, io lo umanizzo nel senso che ci sono tradimenti. Ecco, per esempio, io non sopporto la doppia vita, cioè il fatto di avere un'altra famiglia, altri figli, mentire. Se a un certo momento nei modi di un'altra donna lo devi dire alla tua compagna o tua moglie, se veramente è nato un altro amore, lo devi dire. E devi essere uomo o donna e assumerti le tue responsabilità. Io quello che non sopporto è la clandestinità, vita. Ho conosciuto per esempio delle cause in cui lui o lei avevano l'amante da 20 anni, addirittura lui aveva messo al mondo due figli e faceva un po' come un vecchio attore del cinema italiano che si barcamenava da una famiglia là. E questo io non lo tollero e credo che vada censurato, ma non l'amore quando a un certo momento tu dici, parli chiaramente a tuo marito e ammetti o a tua moglie e ammetti che c'era un altro amore. E perché bisogna vergognarsi di questo? Non è di questo di cui bisogna, cioè sono ben altre cose nella vita che vergognarsi, non esserti innamorato di qualcuno. Gianotto, come sai, ci sono casi famosi e storici di queste doppie famiglie, E quindi come no, no, lasciamo famosissimi, perdere, li ho lasciamo conosciuti. perdere. Tra l'altro, diciamo, al di là del discorso del tradimento, quando in realtà si scopre che il tradimento vero è quando si scopre che la persona con cui abbiamo condiviso un pezzo di vita in realtà non solo ci ha mentito, ma forse non era esattamente quella che ci immaginavamo. Quello è il tradimento più difficile, perché poi, come lei scrive, non è che il tradimento è semplicemente un atto fisico, ci sono anche tradimenti diversi, ci sono menzogne. Non per forza il tradimento è una vita con un'altra persona, è anche nascondere o mettere delle parti di vita che sono fondamentali per la costruzione di un rapporto. E la cosa di cui spesso non si parla in tutto ciò sono proprio i figli, Esatto. perché in realtà loro hanno bisogno, essendo piccoli, hanno bisogno di una voce, di qualcuno che li difenda. Allora, Ma io ho io parlato nel libro, ti interrompo giusto un vorrei. minuto, Sì, di prego, prego. una donna che ha tradito sistematicamente il marito, ma il marito era malato e per salvare il marito ha venduto tutto quello che aveva. Cioè, voglio dire, come fai a giudicare male, cioè, una donna quando poi, quando vede il marito che sta male, e stava veramente male, non gli è importato più niente, doveva pensare a suo marito. Allora, vedete, è tutto relativo nella vita. Quando si danno dei giudizi, bisogna pensarci mille volte. Quella donna aveva due appartamenti, io ricordo bene questa storia, è un pezzo di, ha venduto tutto per salvare il marito. Allora, oppure magari c'è la donna fedele o l'uomo fedele che però davanti alla malattia o ai problemi fanno finta di non vedere e di non sentire. E allora è tutto relativo nella vita. Io, il mio lavoro mi è servito a questo, a non giudicare e a capire che è tutto relativo, bisogna sempre capire le cose. Certo. Adriana, lei ha parlato nella postfazione proprio di questo caso di pedofilia che riguarda un bambino e nel libro si parla molto del fatto che in realtà i figli non vengano quasi mai ascoltati, ma diventino merce di scambio. Secondo lei in che misura ci può essere un cambiamento, anche piccolo, dal punto di vista della comunicazione, per esempio? Ma io credo che insomma, stiamo molto, molto più spesso di prima a parlare di questi argomenti, quindi ci auguriamo che ci serva a far capire qual è il ruolo dei bambini nelle famiglie, soprattutto nelle situazioni appunto anche di figli contesi o nelle situazioni di marginalità sociale e culturale. Certo, c'è tanta strada da fare. Ecco, noi
ci riteniamo molto spesso un paese civile, poi scopriamo che non siamo affatto un paese civile, no? Che ci sono proprio dei buchi neri nei quali vengono risucchiati i bambini, le persone in situazione di marginalità. Io vi vorrei ricordare, soltanto visto che siamo in chiusura, che la Convenzione di Istanbul, che appunto ieri la Turchia ha detto che abbandonerà la convenzione, che è un po' la magna carta di tutta quella che è la difesa delle donne e contro la violenza di genere. Quindi il fatto che un paese che, vabbè, dice di essere un paese evoluto, invece vediamo che fa dei grandi passi indietro e abbandona una convenzione così importante, ci lascia un po' sgomenti. Allo stesso modo, noi ci riteniamo un paese estremamente civile, invece abbiamo delle situazioni che dobbiamo ancora affrontare. Chiudo dicendo che io credo molto quindi nel lavoro che si fa nelle scuole. È chiaro che dirlo in questo momento è un po' paradossale, perché con la DAD, eccetera, eccetera, però io credo molto negli sportelli di consulenza psicologica che prima c'erano, poi sono stati tolti per mancanza di soldi. Mi dicono che adesso forse c'è la possibilità di ripristinarli. Credo quindi nella possibilità di fare dialogo attorno a queste grandi problematiche, perché le famiglie alcune volte da sole non ce la fanno. Quindi è importante parlarne, è importante, diciamo, mettere in comune anche queste esperienze di difficoltà che spesso i bambini e i ragazzi hanno e non sanno a chi rivolgersi, perché i bambini non possono andare dall'avvocato, ecco, questo è il tema. Certo. Quindi hanno bisogno di altri percorsi. Allora, io spero che quando finirà questo periodo di pandemia avremo la possibilità di avervi con noi proprio per un tour nelle scuole. Perché sarebbe bello che i Esatto. ragazzi potessero chiedere direttamente a voi, senza tramiti, senza genitori di mezzo, quello che in realtà è un loro diritto, cioè il I diritto a ragazzi potere delle chiedono cose. molto, i ragazzi hanno molto da chiedere, devo Ma dire hanno ragione. che perché si sentono anche più liberi di poterlo fare, se hanno anche degli insegnanti intelligenti che spesso ci sono. Molto al Certo. sud, Gianetto, ho trovato Molto bene sì. insegnanti al sud, non se la prendano quelli del Vero. nord, per carità. Ok. Allora, noi il tempo è passato velocemente, devo dire che per me è veramente stata una bellissima esperienza. Sono onorata di aver potuto dialogare con voi. Grazie. Mi avete insegnato tante cose. Spero di rivedervi ovviamente presto. Io rifaccio vedere il libro dell'avvocato Gianetto Regassani, La guerra Grazie. dei rossi in cima alle classifiche. Libro bellissimo perché profondo, ma ironico insieme, con una splendida postfazione della dottoressa e famosissima giornalista Adriana Panitteri. Voglio concludere dedicando. Mi consenti un ringraziamento dopo che hai Sì, finito. certo. Ma innanzitutto ringrazio ancora una volta Vincenzo D'Avanzo, il mio grande amico Vincenzo D'Avanzo. Salutiamo Ringrazio Vincenzo, te, no Vincenzo. Daniela. Saluto tutta Grazie. la zona della Batta, Andria in particolare, perché è una città che mi ha sempre accolto. Ringrazio la Diarcos Editore perché ho fatto 6 ristampe. Sono il primo in classifica su IBS. Per la narrativa, e questo non è poco per un avvocato. Ringrazio ovviamente Adriana perché con tutti gli impegni che ha dedicato ancora una volta a me un'ora del suo tempo Scherzi. prezioso. Io la ringrazio veramente di cuore E e non è sono finita, commosso. E non è che finita. abbiamo Io le letture, le cose. come no? E aspetta, c'è l'ultima novità, c'è l'audiolibro con la Area Ah, è Vox. vero! Area Vox di Roma con Salvatore Miraglia, insieme a Roberta Serdoz del TG3 Lazio, insieme a Marzia Roncacci. Roncacci del TG2. Abbiamo il collega Luca Volpe che ha letto una parte del libro. Abbiamo Valerio il De giudice Valerio Gioia. De Gioia, udite, udite, che è una persona straordinaria, un giurista straordinario, Salutiamo. molto, molto, molto attento a certe cose. Quindi lo ringrazio. E quindi abbiamo poi degli attori che hanno letto parte del mio libro, hanno letto anche il vecchio libro, Vi dichiaro divorziati, quindi avremo 2 audiolibri, fra circa un mese, adesso ci sarà la post-produzione, quindi lo voglio dire, voglio ringraziare tutte le persone che hanno dato un contributo a questi libri che adesso stanno entrando nelle scuole, stanno diventando veramente un libro per le famiglie. E questo soprattutto al nord, io non sono del nord, vivo al nord, ma devo dire che Bene, guarda caso la città che ha comprato più libri è stata Verona. ecco, Non so bene. perché, però sono stato 2 volte nella mia vita, e questo significa che ecco, i libri viaggiano, girano, e quindi anche nel sud ovviamente ho avuto grandi riscontri in Sicilia, e quindi sono molto contento. E grazie. Grazie, Gianettore.
Io vi ringrazio di cuore e ricollegandomi a quello che al vostro lavoro, cioè che le parole sono molto importanti, anzi, a volte possono cambiare i destini delle persone. Voglio chiudere con una piccola poesia di Alda Merini che nasce oggi, è nata oggi 90 anni fa, Grande, grandissima, sempre al servizio grande. degli umili. Questa poesia la dedico all'avvocato Gian Ettore Gassani, alla grande giornalista e amica Adriana Panitteri, a tutti voi che ci state seguendo, alle famiglie vittime, dei parenti delle vittime della mafia. Oggi ricorre la giornata, ricorre anche la giornata dei ragazzi affetti dalla sindrome di Down, ma è anche la giornata della poesia. E allora chiudo con questa piccola frase di Alda Merini che dice così: io la vita l'ho goduta perché mi piace anche l'inferno della vita, e la vita è spesso un inferno. Ma per me la vita è stata bella perché l'ho pagata cara. Grazie a Bello. tutti, grazie per Grazie a essere tutti. state con noi. Grazie. Ciao Grazie di cuore. Gianettore. Ciao Ciao Daniela. Daniela, Saluti a ciao a tutti. tutti. Ciao, grazie. Ciao. Grazie veramente.